certe cose non sono facili da dire, per diversi motivi. E neanche questa cosa sarà facile da dire. Tuttavia, io ho sentito il bisogno dentro di discuterne. Ti faccio un piccolo video di 10 minuti, così 5, quello che sarà, senza tagli. Di recente, il 5 ottobre, è morto Lorenzo Bartoli. Non credo che tutti voi sappiate chi fosse Lorenzo Bartoli. Lorenzo Bartoli ha scritto molte, molte storie a fumetti, fra le più belle che si possano trovare oggi in circolazione. Ad esempio è stato il creatore di Arthur King, per chi l'ha letto, di John Doe, vabbè John Doe è molto più celebre quindi, Detective Dante, Alice Dark, ne ha fatte diverse di cose. E di recente ho anche sentito che aveva completato una sceneggiatura per Zagor, vabbè, non è che sia importante magari questo. Ora, il punto importante è, per quale motivo io sono qui a parlarvene? Io ve ne parlo perché non mi piace come la cosa venga trattata nei giornali e nei telegiornali. Perché spesso si dimenticano delle persone. Delle persone sono state molto celebri, hanno fatto tanto per la civiltà, per la cultura, si dimenticano. Ad esempio, di recente sono morti molti cantanti lirici celebri del passato e nessuno ne ha parlato, del telegiornale, dei giornali, sono magari gruppi di appassionati ed è una cosa sbagliatissima. Proprio per questo motivo io, da appassionato, da semplicissimo appassionato, voglio parlare di Lorenzo Bartoli. Io lessi diverse volte John Doe, qui ce n'è un paio, vabbè, non che sia importante, ma è un fumetto molto molto particolare, molto bello John Doe. Un fumetto su cui magari parlerò in futuro, ma ora non voglio dilungarmi su questo. Questo fumetto, dicevo, è stato scritto da Bartoli appunto e da Recchione, è stato creato da questi due e poiché due persone hanno delle sensibilità diverse, delle corde diverse, toccano i nostri cuori in modo diverso, anche loro erano diversi giustamente e infatti fra i due dicevano spesso, anche nelle sceneggiature di questi ultimi numeri di John Doe, dicevano sempre che Bartoli era il poeta, quello che riusciva a discutere della morte, dei vari temi importanti. In effetti è vero, perché tutte le volte che leggevo una sua sceneggiatura riuscivo a notare la differenza, riuscivo a vedere discorsi strani, cioè discorsi strani nel senso della particolarità, l'idea che c'era di fondo, la voglia di riuscire a comunicare dei sentimenti. E mi ricordo che ogni volta che finivo una sua storia rimanevo lì a riflettere, a pensare, dicevo, ma che cosa avrà voluto dire magari in certi momenti? Oppure, ma che lezioni mi ha dato? O ci ha dato anche? Ora, io potrei, presumo, mettermi a discutere per ore e ore di chi poteva essere Lorenzo Bartoli, ma preferisco fare una cosa un po' diversa, preferisco sia lui a parlare di sé. In questo numero, Il giorno dei giganti, John Doe, della nuova stagione numero 10, succede un colpo di shampoo particolare, per cui alla fine Lorenzo Bartoli parla di sé. Una sorta di bizzarra autobiografia in fumetto. Io ve la voglio leggere. Poi ognuno trarrà le sue conclusioni. Nato prematuro, ma eri forte. Lorenzo ti chiamarono, come il parrucchiere di tua madre. So che ha scritto molto di te, su quel blog, per pochi intimi. Sei bravino con le parole. Sì, questo devo concedertelo. So come ti sei sentito sin dal tuo primo vagito. Hai conosciuto la strada della forza e la forza della strada. Hai visto tanti andare via. Qualcuno è rimasto sulla soglia, qualcun altro ha proprio salutato. Tuo padre ha deciso che il suo cuore era troppo grande per quei tempi sbagliati. A 11 anni non l'hai presa bene. Credevi che volesse punirti perché avevi detto parolacce e bugie. Credevi ce l'avesse con te per quella volta che hai ammazzato i pulcini che tua zia teneva nella vasca da bagno. Tua madre è rimasta, per fortuna. Non camminava però. Non muoveva le mani. Non muoveva niente. E credevi che fosse colpa tua, perché si è ammalata dopo il parto. E invece era un dono d'amore. La sua immobilità
in cambio delle tue gambe robuste, la sua malattia in cambio di una vita speciale, la tua. Sclerosi multipla, la chiamano. Per i dottori è un campo minato di teorie, una sfida persino avvincente. Per i parenti è qualcosa che fa male. Di giorno perché non vivi tu, di notte perché vorresti che vivessero loro, prendendo in prestito il tuo corpo dormiente, ma mai veramente riposato. La vista diventava una pianta, ma era la tua pianta meravigliosa. Un'orchidea di sentimenti purissimi, una quercia robusta e profumata, legno e foglie per scaldare, linfa e frutti per nutrirti. Lo so, una quercia non dà frutti, ma hai capito il senso. Tumore al seno lo chiama, perché la sclerosi non la piegava abbastanza. I dottori si sono affannati a dirti che dovevi essere forte. Sai bene come ci si sente quando qualcuno in camice bianco ti dice le cose che sa da sempre. Vi siete nutriti l'uno dell'altra, simbiotici come un parassita e il corpo ospite, scambiandovi di ruolo ogni momento. Io seduto, lei in perenne movimento. Scriveva poesie sulla lavagna della mente e le faceva copiare su carta a una sua amica, perché si vergognava del figlio parolaio, che magari avrebbe avuto da dire sulla metrica o sbuffato per i contenuti. Erano belle poesie, d'amore, perfino. Quando sono andata a trovarla l'ultima volta, hai sentito un rumore dal corridoio della clinica. Proveniva dalla sua stanza. Un infermiere, con delicata esperienza e dovuta indifferenza, tirava sulla chiusura lampo di un sacco nero. Dentro al sacco non c'era un soldato, ma qualcuno di ben più eroico. C'era lei. Il giorno prima aveva detto che bastava, che andava bene così, che tu eri a posto, grande e grosso e realizzato, con accanto una donna che si sarebbe presa cura di te. Era vero, ma non eri pronto. Non sei mai pronti per certe cose. Hai urlato senza piangere. Le lacrime sono scese verso l'interno. Ti hanno protetto il cuore con un guanto di ghiaccio. Ed era giusto così. Poi ho provato a vivere da protagonista, lasciando il ricordo di lei a solleticarti il cuore con unghie da crescita gentile. Ricordi le sue gambe gonfie, la retenzione idrica, le pasticche inutili. Ricordi i debiti con le banche, con qualche amico affettuoso. Ricordi le volte che non sei potuto uscire la sera. Ricordi le ragazze che sono scappate dopo averla conosciuta. Peggio per loro, lo penso davvero. Si sono perse la possibilità di conoscere una persona meravigliosa. Tu vieni da lì, ti sei abbeverata a quella fonte, ne hai ricavato forza da vendere e l'hai venduta infatti, l'hai messa nelle tue storie, travestendola col nome generico di fantasia. Ma il più delle volte quella forza l'hai regalata e continui a farlo. In cambio, spesso, hai avuto la sensazione di non essere capito e creduto. Tu non sei vero, tu non esisti, tu mi entri nella testa, tu mi stordisci il cuore. È questo che dicevano quelle ragazze. Tutto vero, per carità. Sei una bomba di umanità, lanciata contro persone inermi alla confidenza, diffidenti verso il mondo. Eppure, dopo che sei passato un metodo da loro, qualcuno ha capito. E ti ha sorriso, e ti ha detto grazie, e ti è bastato. Ma non ti piacevi? No, per niente. Oddio, in realtà ti piaceva un sacco, tranne in quei momenti. Cazzo. Obeso, non c'è un'altra parola per dirlo. Poi succede quell'altra cosa. Coma diabetico, la glicemia 913. Media di vendetta. Basta, cazzo. Reagire, subito. L'indennizzo si chiama Tiziana. Quando vi sposate, avete già una figlia, Greta. Lei è molto di più, è un autentico miracolo. Le racconti le tue storie migliori, sulle tue dita di scrittore. Per la prima volta c'è polvere di fata. I primi anni di Greta. Avevi paura che te la portassero via, come tutte le cose belle che avevi avuto. È tutta una questione di volontà, ce la puoi fare. Ce la farai, certo che ce la farai, ma come al solito, non ora, non qui, ti perdoni tutto,
Ti piace come sei? Maledetto, pigrissimo, cicciolo obeso. Poi ha deciso di regalarle la tua salute. Non puoi andare via troppo presto, come tuo padre, vero? Tutto quel talento e così poca voglia di impegnarti. Questa è la tua vita. Sei quello che potrebbe fare di più. Credo che ci possiamo fermare a questo punto, perché quello che c'è dopo non è più attinente con i fini di questo video. So, mi dispiace per i tagli che avete visto, ma non sono riuscito a continuare senza riuscire a farmi prendere da questa lettura, mettiamola così. Ci sarebbero tante cose che potrei dire su Lorenzo Bartoli. Tuttavia, ecco, io dico la verità, non lo conoscevo di persona. E purtroppo non lo conoscerò più di persona. Tuttavia posso dire che le sue storie in certi momenti mi hanno aiutato, come diceva nel testo, dare la forza agli altri con la propria forza, con la propria storia, con la propria capacità. Cosa scaturisce questa iscrizione? Un uomo che è capace, ed è vero, è una cosa oggettiva, è capace, è un uomo capacissimo, bravissimo, di tutto che si può dire, ma che non riesce a impegnarsi. Si odia per certi aspetti, si odia, siamo un rapporto conflittuale, un po' come abbiamo un po' tutti con noi stessi. E questo è bello perché è umano. Un racconto molto raffinato, molto bello. Due mie idee. Io vorrei dire una cosa, anche se Lorenzo Bartoli è morto, non vuol dire che sia la fine di tutto. Perché bisogna anche saper regalare la vita in certi momenti. Lui è morto, va bene, ma le sue storie rimangono. E questa è la parte importante. La sua missione, le sue idee rimangono. È per questo che in un certo senso rimane vivo. Rimane vivo nelle storie, no? Rimane vivo in queste splendide storie sulla morte, sulla vita. Alcune davvero incredibili, devo dire. A questo proposito, vi do un altro paio di indicazioni per finire il video. Qui sotto in descrizione metterò qualche link. Uno è al blog di Recchioni. Recchioni ha deciso di mettere disponibile per tutti, da scaricare tranquillamente su PC così, una storia, il numero 12 di John Doe. Una storia molto bella, io non l'avevo letta, mi è piaciuta tanto per fortuna. Anche questa storia tratta il tema della morte, ma tratta in un modo particolare. Leggetela, non vi voglio dire nulla. Vi dirò solo che ha per titolo Morte di un piccolo dio. Bel titolo, eh? Infatti, un ottimo titolo, devo dire. Da una grande curiosità. Da proprio l'idea della curiosità, proprio ti fa venire voglia di leggerlo, eh? Prima di finire voglio lasciarvi con due pensieri proprio in libertà. Ci sono momenti in cui certe cose vanno dette. Vanno dette con intelligenza, con onestà e con sincerità. Non aspettate altro tempo. Ci sono le persone intorno a voi, a cui voi volete bene e che magari, e a cui magari vi siete dimenticati di dirlo. Non aspettate, perché potrebbe essere troppo tardi, domani. Lo so, un po' catastrofista, ma è vero. Mi sarebbe tanto piaciuto ringraziare sia lui sia Recchioni per il suo lavoro su John Doe, ma purtroppo non avrò più il tempo di farlo. Io avrei voluto ringraziare sia Lorenzo sia anche Roberto per il lavoro svolto su John Doe, per le storie che mi hanno dato, per certe lezioni, ad esempio mi ricordo sempre Bartoli, di come parlava della qualità più importante per uno scrittore, l'onestà. Perché quando una storia è scritta con onestà, allora c'è tutto. È perfetto. E questa la via da seguire, l'onestà, nella vita come nello scrivere. L'arte che imita la vita, o forse la vita che imita l'arte, direbbe qualcuno. Non ne ho idea. Lascio a voi queste discussioni. Questa era la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa invece che volevo dire riguarda sempre un altro suo pensiero, sempre un'altra storia. Aveva scritto, citando il sommo poeta. Chi? William Shakespeare? No, Er Califfo. È proprio così il dialogo, eh.
nel fumetto. Diceva: andate stanotte a letto 5 minuti dopo per avere 5 minuti in più da raccontare. Mi raccomando, oggi, domani, ma non aspettate troppo tempo. Fate queste cose. Dite alle persone a cui volete bene la verità e andate a letto 5 minuti dopo per avere 5 minuti in più da raccontare.